Chiarito il dubbio, il comitato tecnico scientifico dice stop ad AstraZeneca per gli under 60. La seconda dose sarà utilizzato Pfizer e Moderna. Inaugurato l'hub vaccinale di Crotone, 300 dosi senza prenotazione per la giornata d'esordio. Nicola Irto si tira fuori dalla candidatura alla presidenza della regione per il centro-sinistra, le condizioni sono cambiate. Anche l'imprenditore Domenico Maria Gigliotti sarebbe rimasto vittima del killer Marco Gallo, giustiziato per un viaggio vacanza, rivelatosi poi una truffa. Procedono i lavori nel terzo megalotto della 106 per l'ANAS, il cronoprogramma verrà rispettato, l'opera ultimata nel 2026. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, cominciamo con quello che ormai è un vero e proprio rebus. AstraZeneca, il comitato tecnico scientifico ha deciso al termine di lunghi confronti e detto stop alla somministrazione del siero agli under 60. La Protezione Civile Regionale con un comunicato sottolinea invece l'attenzione della Calabria per i giovanissimi. Da qui. AstraZeneca potrà essere somministrato soltanto a chi ha più di 60 anni, mentre per i richiami dello stesso vaccino verrà utilizzato Pfizer e Moderna. E questa è la decisione del Comitato Tecnico Scientifico che ha trovato l'accordo dopo 3 giorni di riunione. Decisione che la Calabria attua pienamente e immediatamente, fa sapere la Protezione Civile Regionale, fermo restando ulteriori specifiche che potrebbero arrivare dal governo nazionale. Si precisa, è scritto inoltre in una nota, che sul territorio regionale era già stata prestata molta attenzione ai giovani, somministrando categoricamente Pfizer dai 12 ai 18 anni e non promuovendo alcun AstraZeneca per i più piccoli. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa dice: in questa fase noi continueremo ad utilizzare il vaccino AstraZeneca secondo le indicazioni e raccomandazioni del CTS, che tradurremo in maniera perentoria per l'utilizzo sui territori. Ma per la Calabria quante sono state le dosi AstraZeneca a disposizione? Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda. In sostanza alla nostra regione ne sono state fornite 270.000 e ce ne sono ancora disponibili 50.000. In questi mesi la gestione del vaccino a vettore virale anglo-svedese è andata avanti a fasi alterne. Vediamo. Vaccinare presto e vaccinare bene. La velocità è fondamentale in una campagna vaccinale perché raggiungere in tempi relativamente brevi l'immunità del 70% della popolazione eviterebbe colpi di coda del virus. Ma bisogna limitare al massimo il rischio che i soggetti che aderiscono alla vaccinazione possano incorrere in reazioni avverse gravi. Il caso AstraZeneca è emblematico. Il vaccino anglo-svedese doveva essere una delle colonne della campagna europea italiana, con 40 milioni di dosi a disposizione nel nostro paese e una facilità di conservazione che lo rende più gestibile rispetto ai farmaci ad mRNA. Le segnalazioni di eventi contenute nei rapporti dell'AIFA sono 66.000 su 32 milioni di inoculazioni. Nel 90% dei casi si tratta dei classici effetti collaterali, gonfiore nella sede di iniezione, febbre, stanchezza e dolori muscolari. Il 10% invece riguarda effetti più incisivi. Difficile stabilire quale sia il vaccino che causa maggiori reazioni, stante le diverse quantità di utilizzo. Quasi il 70% degli italiani ha ricevuto Pfizer, solo il 20% AstraZeneca, il 9% Moderna e lo 0,3% il Johnson, ancora in fase di rodaggio. Ma i decessi registrati nel mese di aprile e l'ultimo caso riguardante la ragazza ligure, probabilmente correlati all'utilizzo del vaccino a vettore virale, hanno fatto finire AstraZeneca nel mirino delle autorità sanitarie. Il rapporto di farmacovigilanza stabilisce che il siero in questione causerebbe una trombosi ogni 100.000 somministrazioni e mai in conseguenza di un richiamo. Intanto, nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Annunziata di Cosenza è ricoverata una donna di 46 anni in gravi condizioni che 15 giorni fa è stata vaccinata con AstraZeneca.
In Calabria sono state distribuite 269.500 dosi di AstraZeneca, ne sono state inoculate 220.545, l'82%. La somministrazione ha subito vari stop e rallentamenti, dovuti a casi di trombosi verificatisi sin da subito in soggetti vaccinati. Poi è ripresa per le fasce di età over 60 e su base volontaria per soggetti più giovani. In seguito ne è stato fatto un utilizzo più ampio. Noi ci siamo sempre attenuti alle indicazioni che sono venute dal Ministero e quindi l'AstraZeneca parte come un vaccino sperimentato per una popolazione dai 18 ai 55 anni. Dopodiché c'è stato un aumento dell'età somministrazione fino ai 65 anni e con una seconda circolare il Ministero ci ha consentito di utilizzarlo praticamente dai 18 anni in poi per qualsiasi età. Questo prima che succedessero alcuni effetti collaterali gravi che hanno consigliato l'utilizzo oltre i 60 anni. Dice il Ministero che effettivamente non il rapporto beneficio-rischio è sicuramente favorevole in favore del vaccino, ma questo rapporto diventa sempre più favorevole con l'aumento dell'età, per cui è chiaro che dopo i 60 anni non ci sono stati praticamente effetti. Degli effetti molto rari, devo dire, parliamo di numeri su 100.000 somministrazioni, si sono verificati questi effetti trombotici di cui si parla diffusamente negli ultimi tempi e per questo la raccomandazione di somministrarlo oltre i 60 anni c'era già da tempo. Però non è mai stato vietato un utilizzo al di sotto dei 60 anni stesso, perché il fogliesto illustrativo, diciamo, il vaccino nasce per un'età inferiore. Tornano ad aumentare i positivi in Calabria, i nuovi contagi sono 130, quelli riscontrati nella regione nelle ultime 24 ore, ieri erano 78 a fronte di 2.389 tamponi fatti. Vediamo. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Calabria sono 2.389, i nuovi contagi sono 130, in particolare Catanzaro 67, Cosenza 25, Crotone 4, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 29. I ricoverati nei reparti della regione sono 156, 12 in meno rispetto a ieri, in rianimazione 10, 2 in meno rispetto a ieri, 3 i deceduti. Inaugurato oggi a Crotone l'hub vaccinale all'interno dell'aeroporto Pitagora. Si comincia con 300 vaccinazioni quotidiane, le prime senza prenotazione. L'hub sarà strategico per i flussi turistici. Vediamo. Allestito nei giorni scorsi e in funzione da stamattina l'hub vaccinale all'aeroporto Pitagora di Crotone, un centro vaccinale importante che si aggiunge ai 4 già esistenti, contribuirà ad aumentare il numero dei soggetti immunizzati sul territorio. Ecco come funzionerà l'hub. Il centro è un classico hub vaccinale in cui c'è l'ingresso che è sempre monitorato da parte dei volontari della Protezione Civile, quindi un primo momento di controllo della documentazione che in sede di prenotazione l'utente deve scaricare, quindi la registrazione e la conferma sulla piattaforma vaccinale, l'anamnesi a cura dei medici dell'ASP di Crotone e poi la vaccinazione all'interno delle punti vaccinali che sono stati allestiti. In quella zona ci sta l'infermeria con l'area per la diluzione e la preparazione dei vaccini, sul retro l'area di posto controllo con la parte finale di controllo medico. Il dirigente generale della Protezione Civile, Fortunato Varone, ha ringraziato per la collaborazione il commissario straordinario dell'ASP di Crotone, Domenico Sperlì, che ha fortemente voluto la creazione di questo strategico punto vaccinale. Le somministrazioni del siero anti-Covid vanno avanti fino alle ore 19 e in occasione della giornata inaugurale è stato previsto un Open Vax Day. I primi 300 utenti hanno ricevuto il vaccino Pfizer senza bisogno di prenotazione. È iniziata questa attività presso questo centro vaccinale che si aggiunge agli altri 4 già attivi nell'ASP di Crotone e si è deciso di partire non seguendo le modalità di prenotazione in piattaforma proprio per avviare questa attività.
che speriamo di poter utilizzare anche in futuro, anche in un'ottica, tenendo conto della location, che va incontro magari alle esigenze di chi decide di venire in vacanza qui in Calabria, soprattutto nel territorio di Crotone. Anche a Crotone si sono verificati eventi avversi in soggetti che avevano ricevuto il siero AstraZeneca. Sperli, in attesa delle decisioni, ritiene indispensabile una riflessione. Credo che una riflessione vada fatta nel momento in cui noi abbiamo riscontrato, è vero, che l'incidenza ancora rimane nei valori attesi, però credo che dobbiamo porci un problema nei confronti di chi si sottopone alla vaccinazione, che ricordiamoci è un atto di tipo volontario. Quindi anche di questo bisogna tener conto. Per cui noi abbiamo dato indicazione sì di seguire le prescrizioni che al momento sono quelle in vigore, ma nello stesso tempo per una misura prudenziale abbiamo deciso di somministrarlo preferibilmente sopra i 60, riservando al di sotto di questa fascia di età a chi veramente siamo certi che non abbia alcuna patologia, né in atto né pregressa né una storia di patologia che possa metterla a rischio di complicanze gravi. Ed ora la politica con il passo indietro di Nicola Irto riguardo alla candidatura, quindi per il centro-sinistra resta il nodo della regione. Tra l'altro Nicola Irto sui social ha detto le condizioni sono cambiate. Vediamo. Tutto come previsto, Nicola Irto si tira fuori, niente da fare, è troppo complicato muoversi nel Partito Democratico, avere ambizioni e creare solidarietà. Le correnti, beh sì, le benedette correnti hanno un peso non da poco e condizionano percorsi e obiettivi del partito, è un po' come già accaduto. Quindi la normalità per la forza politica storica del centrosinistra. Alle ataviche difficoltà nel caso specifico se ne sono aggiunte altre, come per esempio l'accordo con il Movimento 5 Stelle. La discesa in campo di Conte, insomma, ha cambiato le carte in tavola e forse costretto il PD allo 0-0 prima di cominciare la partita. Irto, insomma, si è sentito di troppo e non supportato adeguatamente dal partito. Altre idee in campo, altro progetto e quindi altro candidato. Morale della favola, passeranno ancora altri giorni prima che possa essere individuata la figura nuova che stia bene ai 5 Stelle e al Partito Democratico. Si pescherà nella cosiddetta società civile, individuare un professionista del calibro di Enzo Ciconte, anche se non nuovo alla politica, visto che la sua prima elezione alla Camera reca la data del 1987. Ma sono solo dettagli. A questo popò di roba occorre aggiungere la disponibilità sia di De Magistris che di Tanzi, non però in maniera congiunta, mentre nel centrodestra c'è attesa per l'annuncio ufficiale previsto per domani del candidato, e cioè di Roberto Occhiuto. Sempre per la politica, Graziano Di Natale ha presentato una proposta di legge per i tirocinanti calabresi alla Camera dei Deputati. Vediamo. Dopo 10 anni non possono essere più definiti tirocinanti. Non possono essere definiti tirocinanti perché dopo 10 anni uno non è più un tirocinante, è diventato una. Ha occupato una funzione indispensabile all'interno delle pubbliche amministrazioni. Queste le parole del consigliere regionale Graziano Di Natale, che alla Camera ha presentato un provvedimento amministrativo per la stabilizzazione degli ex percettori di mobilità in deroga. La volontà è mettere definitivamente la parola fine alla vicenda dei tirocinanti calabresi. Sono circa 7.000 i lavoratori in attesa di risposte concrete da anni. La soluzione di questa questione non sono i tavoli o le discussioni o i gineprai della politica, ma sono gli atti che rimangono fermi lì come pietre. E gli atti che sono lì fermi come pietre testimoniano l'impegno di chi vuole risolvere un problema dando un contributo.
Ancora per il nostro TG siamo alla cronaca, anche l'imprenditore Domenico Maria Gigliotti, ucciso a Lamezia Terme nel 2015, sarebbe vittima del killer Marco Gallo, sarebbe stato giustiziato per un viaggio vacanza che invece si è rivelato una truffa. Vediamo. Marco Gallo, già coinvolto nei delitti di Francesco Berlingeri, per il quale è stato già condannato all'ergastolo alla Corte d'Assise di Catanzaro, di Gregorio Mezzatesta e dell'avvocato Francesco Pagliuso, avrebbe ucciso anche l'imprenditore Domenico Maria Gigliotti, ucciso il 25 gennaio del 2015 a Lamezia Terme. Movente una vendetta, così come ricostruito dagli inquirenti, Gallo, indicato dagli investigatori come un killer spietato, figurava tra le vittime della truffa dei viaggi fantasma venduti all'agenzia gestita dalla moglie di Gigliotti. L'imprenditore sarebbe stato dunque brutalmente assassinato proprio per vendetta. La mattina del 25 gennaio di 6 anni fa, Gigliotti era in auto nei pressi della sua abitazione. Venne colpito da numerosi colpi di arma da fuoco. Poi l'assassino diede fuoco alla vettura. La vittima era ancora viva quando si sprigionarono le fiamme. L'autopsia accertò infatti la presenza di fumo nei polmoni. Oggi gli uomini della squadra mobile di Catanzaro e del commissariato di Lamezia Terme hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marco Gallo. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura. Le indagini coordinate alla Procura Lametina dirette da Salvatore Curcio hanno dunque consentito di far luce sull'efferato fatto di sangue. Gallo, hanno accertato gli inquirenti, aveva già versato 1.100 euro per l'acquisto di una crociera a cui avrebbero dovuto partecipare il presunto killer e la moglie. La mancata restituzione dell'importo da parte dell'imprenditore avrebbe scatenato la violenta reazione di Marco Gallo, che già nel mese di ottobre del 2014 aveva esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione della famiglia Gigliotti. Fondamentali per stringere il cerchio intorno a Gallo si sono rivelati gli esiti della comparazione balistica affidata agli esperti della polizia scientifica. Da questi esami è emerso che per il danneggiamento dell'abitazione per l'omicidio era stata adoperata la stessa arma. Marco Gallo era l'autore dell'omicidio, che alla base di questa circostanza c'era la problematica legata all'agenzia, quindi al debito diciamo, che ha contratto l'agenzia nei confronti del Marco Gallo, e che il Marco Gallo aveva realizzato anche diciamo, precedentemente all'omicidio l'evento di danneggiamento. Circostanza questa che ci balza particolarmente diciamo, alla luce, in quanto l'episodio di danneggiamento era un episodio che era rimasto esclusivamente agli atti del procedimento legato all'omicidio, quindi non era stato assolutamente svelato. Quindi era assolutamente riservato, quindi questa cosa ci conferma la bontà dell'acquisizione della fonte informativa. Reddito di cittadinanza, continuano i controlli da parte della Guardia di Finanza. 33 furbetti sono stati scoperti e denunciati nella Locride. Vediamo. Ancora in debiti percettori dei buoni spesa previsti dal governo per l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Questa volta si tratta di 33 persone residenti tra i comuni di San Luca, Bianco e Brancaleone. I 33 sono stati denunciati dagli uomini del Comando Provinciale di Reggio Calabria e della Compagnia della Guardia di Finanza di Melito Portosalvo alla Procura di Locri. 400 i soggetti controllati. In 33 casi è emerso che uno più componenti di alcune famiglie avevano falsamente attestato di essere in possesso dei requisiti di legge per ottenere il bonus. Le amministrazioni comunali competenti avevano complessivamente elargito una somma di oltre 100.000 euro. Una parte di questi soldi ovviamente non dovuta, perché percepita dai 33 risultati non in regola. La compagnia di Merito Portosalvo ha controllato finora oltre 600 nuclei familiari della zona ionica Regina. In provincia di Cosenza, a Cassano allo Ionio, i carabinieri hanno individuato e arrestato il presunto responsabile della sparatoria che è avvenuta il 2 giugno scorso e nella quale è rimasto ferito un uomo di 31 anni. A sparare sarebbe stato il cugino della vittima. Vediamo.
ha confessato l'autore del ferimento di un 31enne avvenuto la sera del 2 giugno scorso a Cassanollo Ionio, nel Cosentino. Si tratta del cugino della vittima. L'uomo ha 29 anni ed è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari. L'accusa è di tentato omicidio, lesioni aggravate, nonché detenzione e porto illegittimo di arma da fuoco. Le indagini dei carabinieri sono state avviate dopo una segnalazione dei residenti della zona che, a sera tardi, avevano avvertito dei colpi di arma da fuoco. Sul posto però i militari non hanno trovato persone ferite, ma solo l'ogiva di un proiettile incastrata all'interno di una porta. Identificati e sentiti alcuni testimoni, sono state acquisite anche alcune riprese della videosorveglianza che hanno fornito immagini utili a risalire alla tipologia di auto utilizzata dal responsabile dell'agguato e individuare gli indumenti usati dal presunto autore. Gli investigatori hanno contestualmente avviato ricerche negli ospedali limitrofi. Poche ore dopo hanno così scoperto che un 31enne cassanese si era presentato al pronto soccorso di Castrovillari con delle ferite di arma da fuoco alla caviglia. In seguito è stata individuata la vettura utilizzata per l'agguato, risultata in uso al cugino della vittima. È stata disposta una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo, dove sono stati trovati e sequestrati gli indumenti utilizzati. Messo alle strette, il 29enne, alla presenza del proprio legale, ha confessato, senza però svelare il movente che lo ha spinto al ferimento del cugino. Chiudiamo questa ampia pagina di cronaca spostandoci nella Presila Cosentina. Torna in libertà Antonio Falcone. Accolte dal Tribunale di Cosenza le richieste dei legali dell'ex sindaco di Celico. Vediamo. Torna in libertà Antonio Falcone, ex sindaco di Celico, lo ha deciso il Tribunale di Cosenza, che ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati Enzo Belvedere e Renato Tocci. L'ex primo cittadino, che si trovava ai domiciliari, era stato arrestato il 31 luglio dello scorso anno con l'accusa di concussione. La custodia cautelare confermata in agosto dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. Falcone era stato denunciato da un imprenditore al quale avrebbe chiesto del denaro. Due gli episodi attenzionati dagli investigatori, oltre l'esecuzione di lavori gratuiti presso la propria abitazione. Antonio Falcone si era dimesso dalla carica pubblica a metà luglio dopo una perquisizione della Guardia di Finanza. Oggi dal Palazzo di Giustizia Abruzzo il giudice Branda ha accolto la richiesta dei legali di Falcone e revocato la misura cautelare. Procedono i lavori del terzo megalotto della 106 per l'ANAS. Il cronoprogramma verrà rispettato. L'opera ultimata nel 2026. Vediamo. Tour lungo i cantieri del terzo megalotto della statale 106 Ionica tra Villa Piana e Roseto Capospulico con i responsabili ANAS e del contraente generale Sirio per illustrare in maniera dettagliata i lavori in corso lungo i 38 chilometri e le varie attività di realizzazione delle nuove opere che procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma. Siamo ad un avanzamento progressivo del 16%. Abbiamo fatto circa 665 milioni di euro su 970 previsti da contratto. Stiamo praticamente facendo le opere di sottofondazione di quasi tutti i viadotti della piana, abbiamo predisposto già la precostruzione presso cantieri satellite dei congi e le gallerie artificiali, nonché gli imbalcati metallici che sono già cominciati ad arrivare in cantiere e che presto vedrete montati, insomma, in opera. I lavori riguardano in particolare la realizzazione della nuova statale 106 in variante al tracciato esistente tra la statale 534 di Cammarate degli Stombi e Roseto Capospulico, dove si ricollegherà alla strada già ammodernata a due corsie per senso di marcia. Il cantiere sta andando avanti regolarmente e un altro fronte di lavoro importante è pure sulla frana di Roseto, dove abbiamo fatto praticamente quasi tutto l'intervento previsto progettualmente e a breve cominceremo a realizzare l'infrastruttura stradale nuova sotto la frana di Roseto una volta che è stata messa in sicurezza. E adesso, come di consueto, le notizie dalla borsa.
Chiusura positiva per le borse europee, mentre Wall Street procede poco mossa. Il report sui prezzi al consumo ha evidenziato un aumento del 5% base annua, rafforzata quindi l'idea più volte ribadita dalla Fed che le pressioni inflazionistiche rappresentino un fenomeno transitorio, dinamica che allontana le ipotesi di una riduzione anticipata degli stimoli. Una linea condivisa anche dalla BCE, che ieri ha confermato i tassi e gli acquisti di titoli per continuare a supportare la ripresa dell'economia dell'Eurozona. Il focus passa ora sul meeting del G7, al via oggi in Cornovaglia. Sul fronte macro in Italia, il tasso di disoccupazione trimestrale è salito al 10,4% nel periodo gennaio-marzo. Il calo degli occupati, meno 1,1, risente della diminuzione dei dipendenti a tempo indeterminato, meno 1,1%, e degli indipendenti a meno 2%. A Piazza Affari il FTSE MIB termina in progresso dello 0,3%, rialzi superiori per il CAC 40 di Parigi, il DAX di Francoforte e l'IBEX 35 di Madrid a più 0,8%, il FTSE 100 di Londra a più 0,6%. Wall Street è intorno alla parità con il Dow Jones a meno 0,1%, l'S&P 500 flat e il Nasdaq a più 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro arretra 1,21, mentre il cambio tra biglietto verde e yen si apprezza a 109,8. In lieve rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,2% a $72,7 e il WTI a più 0,6% a $70,7 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund scende a 102 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo allo 0,74%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap avanza soprattutto di Asorin a più 2,9, in scia l'upgrade di Berenberg da hold a buy con target price a €170 da 150. Il titolo evidenzia comunque un marcato calo da inizio anno. Positiva anche Saipem a più 1,6, mentre scivolano in coda al FTSE MIB CNH a meno 0,65% e Intesa a meno 0,6. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un'area depressionaria sull'Europa orientale fa affluire sull'Italia aria più fredda in quota che alimenta l'instabilità che la Calabria ha vissuto in questi giorni e che subirà anche nelle prossime ore. Domani al mattino parzialmente nuvoloso sulla Calabria centrale e settentrionale, con possibilità di rovesci sui litorali e versanti tirrenici, che però cesseranno nel corso della stessa mattinata. Nel pomeriggio invece nuovi rovesci e temporali su aree interne e possibili sconfinamenti su zone limitrofe, con la consueta cessazione di ogni fenomeno in serata. Temperature stazionarie. Domani ventilazione debole e regimi di brezza ovunque, con mari quasi calmo poco mosso il Tirreno e lo Ionio Crotonese, calmo o quasi calmo nei rimanenti settori ionici. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.